oltre 12.000 lavoratori delle cooperative che effettuano lavori di pulizia e non solo nelle scuole italiane. Qual è la situazione e il perché di questo incontro? Ma noi ci troviamo in una situazione paradossale, per cui abbiamo questi 12.000, sono di più per la verità, lavoratori che da oltre quasi 30 anni lavorano nelle scuole, inizialmente svolgevano mansioniata come LSU, poi sono stati esternalizzati nelle cooperative. Il risultato è stato un servizio peggiore per le scuole, le cooperative non sono efficienti come gli ATA effettivi, i lavoratori prendono una miseria, le cooperative si sono arricchite. Lo Stato ha cacciato tantissimi soldi, miliardi e miliardi di euro per finanziare questi progetti, il risultato è stato che queste cooperative, queste società che hanno vinto gli appalti si sono arricchite sulle spalle dei lavoratori dipendenti. Questi appalti costano enormemente di più, abbiamo fatto i conti, abbiamo fatto i libri bianchi, enormemente di più rispetto all'effettiva assunzione all'interno della scuola da parte di questo personale. Il risultato è stato che finalmente, dopo decenni di lotte, di battaglie da parte di questi lavoratori, finalmente si è riusciti a raggiungere un obiettivo importante. Il governo quest'anno, nella legge di stabilità del 2018, ha finanziato la stabilizzazione di questi lavoratori che quindi dal 1 gennaio del 2020 verranno assunti direttamente alle dipendenze del Ministero Pubblica Istruzione. Questo comporta sicuramente una sicurezza maggiore per loro, un servizio più efficiente all'interno delle scuole, ma soprattutto un costo enormemente minore per lo Stato per svolgere questo servizio. Onorevole Gallo, oggi ci saranno anche delle risposte che lei dovrà dare al nome del governo a questi lavoratori che dal 1 gennaio vedranno la loro vita lavorativa probabilmente cambiare. Sì, assolutamente, sono sei mesi che il governo e la maggioranza, il Parlamento ha definito una legge che dal 1 gennaio del 2020 assorbe 12.000 persone, permette l'assunzione di 12.000 persone nel personale ATA a svolgere una mansione che questi lavoratori hanno svolto per 20 anni nelle ditte, nelle cooperative, quasi in condizione di schiavitù. Dobbiamo dirlo perché le condizioni segnalate da tutta Italia, le inchieste, l'antitrust, l'anticorruzione, e una delle organizzazioni delle ditte è finita anche nel fascicolo Mafia Capitale. Ebbene, abbiamo terminato con questa storia vergognosa di 20 anni per dare un futuro dignitoso ai lavoratori.